Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono G-Smash ed oggi siamo qui su una nuova reaction. In questo caso, in questo momento, sto aspettando per il Nintendo Direct di E3 del 2019 che arriverà tra 6 minuti. Non vedo l'ora di che cosa succederà. Sono veramente curioso e innanzitutto per colpa di un troll di un altro canale YouTube, Siva Gunner, stavo quasi per perdermelo perché avevano fatto uno scherzo molto molto da stronzi dicendo nella chat: "Ah, non uscite ancora, devo ancora mostrarvi una cosa", perché c'era una live sul Siva Gunner Siva Gunner King for Another Day Tournament. Ed era un direct, cioè tipo una parodia, però mostrava poi delle cose che succederanno veramente sul loro canale. E praticamente poi alla fine hanno detto: "Ah, non uscite", mi ha dato un messaggio: "Ah, non uscite ancora, cioè voglio farvi vedere un'altra cosa". Ed era tipo 10 minuti per una battuta stupida su Tortinos Mania. E adesso subito, tipo qualche minuto fa, dicevano: "Oh cazzo, c'è Nintendo Direct, c'è Nintendo Direct, dobbiamo correre", e poi hanno lasciato tutto lì attivo. Probabilmente se tornassi lì è ancora là. Vabbè, dettagli. Detto questo, non so sinceramente cosa aspettarmi, anzi, in verità alcune cose le so. Mi sono un po', come dire, poco preparato per questo Direct, però sono sicuro che non mi deluderà, perché ci sono ancora un sacco di giochi, tra quelli che devono annunciare, che hanno un sacco di cose interessanti. E io, porca miseria, non vedo l'ora di vedere che cosa annunceranno. Vabbè, ovviamente ci sono sempre le cose che desidero: Mother 3, Pikmin 4, un nuovo Wario Land. Queste sono, possiamo dire, le cose che ho sempre desiderato in questi ultimi direct. Poi ovviamente nuovi personaggi per Smash Bros. Che vedremo di sicuro. Questa è un'altra cosa molto bella e non vedo l'ora di vedere chi ci sarà. Poi Animal Crossing non è che mi interessi molto così tanto come molti altri, però sono lo stesso interessato di vedere, curioso di vedere che cosa ci sarà di nuovo. Poi non lo so. Super Mario Maker si sa più o meno tutto, stessa cosa per Pokémon, Astral Chain parecchio, magari qualche notizia su Bayonetta e su Metroid Prime, non sarebbe male. Magari una nuova IP, oppure il resuscito di un'altra IP vecchia, Banjo e Kazooie ad esempio, anche se non ci ho mai giocato, però so quanto a molta gente possa piacere quella serie. E sono passati 20 anni dall'ultimo e poi ci sono state tutte queste novità nel mondo di Banjo-Kazooie, come un sacco di oggettini tipo peluche, statuine, e questo probabilmente potrebbe essere che Rare, che è la casa produttrice, la casa di sviluppo, forse sta veramente lavorando su qualcosa al riguardo. Mancano 3 minuti adesso, io non sto più nella pelle perché, porca miseria, non so, le tre della Nintendo c'è dietro un sacco di hype, soprattutto dopo la delusione di Ubisoft e ovviamente anche però grazie all'hype che ha dato Square Enix con un sacco di giochi. Non ho fatto la reaction, però ho visto i giochi che hanno annunciato e sembrano molto 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 fighi. Quindi non so che cosa faranno vedere, spero qualcosa di interessante. Spero qualcosa di molto interessante. Detto questo probabilmente sarà l'ultima reaction che farò per un lungo periodo, almeno diciamo spero. Perché dopo questo direct dovrei ritornare con la registrazione di video normali. Una cosa che non so se non sbaglio. Fatemi vedere un secondo. Sì. No. Sì, no, invece. Sono
sto facendo tre direct di fila e lo so che è una cosa che a molti può non piacere e mi dispiace, ma siamo nel periodo delle tre e quindi ci saranno un sacco di reaction e probabilmente non sarò neanche l'unico che farà in questo periodo si dedica molto alle reaction. Vabbè, comunque dovrei riportare alcune serie, finire alcune serie e manca adesso 1 minuto. Mi faccio una bevuta e poi ci prepariamo mentalmente alle 3 2019. Ok, manca pochissimo, un paio di secondi e partirà il direct della Nintendo. Oh mio Dio, ti prego, quel E59 mi sta distruggendo, per favore. Oh, ecco. Ok, tra qualche secondo comincerà. È arrivato il momento. Divertiamoci. Please. Please. Ok, adesso. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, vai. Ma porco! Stronzo. Vai. Ok. Allo 0 mi è scaduto il coso, ma ti prego. Ok, Nintendo Direct. Alzo un po' il volume. Smash Bros. Porca miseria. Vai. Vai. Ok. Che annunceranno? Sul cavallo. Dragon Quest. È Dragon Quest. Che bella questa. È fantastico. Il lucente? Lui hanno messo. Hanno messo il lucente. Io pensavo Erdrick, non il lucente. Oh mio Dio, sì! Dragon Quest 11! Erdrick! Lucente, l'eroe! Oh mio Dio! Oh mio Dio, sì! Cazzo! Oh sì, il lucente, che figo! Oh mio Dio! Sinceramente molto meglio di Erdrick. Oh mio Dio, che figo! E tutti che pensavano Erdrick, invece con lucente da. Ok, aspetta, però questo. Oh cazzo. Oi oi. Ok, non andare in buffering adesso. Come? No, aspetta. Cosa? Erdrick! Eccolo lì dietro! Oh mio Dio, cosa sono? Cos'è questo? Sono skin. No, non puoi farmi questo! Non puoi farmi questo! Vai cavolo, vai, vai, vai. Sì, sono skin, credo. Sì, sono skin. Che figata, puoi giocare con diversi personaggi. Oh mio Dio, ci sono elementi RPG. Questo è geniale. Yes. Oh mio Dio, sì, che figo con tutti i personaggi protagonisti! Sì! Cazzo, sì! Dragon Quest! Porca
Porca miseria, il mio nuovo main, mio nuovo main. Il mio nuovo main, porca miseria, sì. Non, io pensavo uno, non tu, ciao. Ciao Drago questo. Na 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 na. Che figata! Che figata! Dragon Quest 11 è uno dei miei giochi RPG preferiti per un sacco di ragioni. E lo sta diventando, ho proprio, quando, mentre lo sto giocando, lo sto ancora finendo, però è fantastico. Oh mio Dio, questa versione mi fa venire voglia di comprarlo pure qui, però no, è stupido perché io ce l'ho già per Steam. Miseria. Hello everyone, Ciao, you're Yoshiaki watching Horizon Koizumi, from eccoti. Nintendo. In this Nintendo Direct for E3 Oh, 2018, sì, we cazzo, showcased the last game hanno in messo Infinity coming l'eroe. soon. But before we dig into the next game, there is someone I'd like to introduce first. Vuoi far vedere? What? What? What are you doing Dark here? Bowser! Ciao, Dark Bowser! Ciao, Dark Bowser! Couple of mix-ups. You're not Dark Bowser. Sorry, Mi sta I'm the real simpatico. Bowser for this presentation. Mi sta simpatico Doug Bowser. No, this way. Ciao Bowser, ciao. Next time. Are you related? No, but we get that a lot. Well, let's get back to it. Please, take it away. Hi everyone, I'm Doug Bowser from Ciao, Nintendo Doug Land, Bowser. and I'm thrilled to join you for today's Nintendo Direct. This is our chance to show the world we have games for every type of player on Nintendo Switch. Whether you love action, RPGs, or you're just looking for something new, we've Sì. got you covered. Mi sta Okay, simpatico let's Doug take a look at one of Bowser. those games by taking a tour of Luigi's Mansion 3. Oh, ok, così proprio. Vai con Luigi's Mansion 3. E vediamo che cosa di che cosa parla. Quindi ha appunto un hotel, Hotel Mario. Luigi's invited to a gorgeous hotel with Mario, Peach and the others. Oh, che Oh, figo il design. lucky Luigi's Mansion 3. This hotel is much more than meets the eye. For not long after Luigi enters, Bella things take presentatore. a dark Bella turn. voce. We begin our tour by taking in some Mi sights and ricorda sounds. You Tim may Burton, not cioè, come believe voci, you want come to leave. voice actor. The other guests certainly don't plan to move on. They're jealous, Sfortunatamente si è so. abbassata un po' la qualità They're rather grafica. aggressive. Simply scare them with the strobe bulb, then suck them up. Ok. Luigi's new Poltergust G00 has the powerful suction capabilities required and other new features as well. Jesus, First, goo. a slam. Watch The out, slam. Bowser. Slam it on the ground to inflict Oh, oi! severe damage. Aia, Go poverino. aggressive on the action. Use Ok. the suction shot. Fire the plunger to attach it to something, then pull the string and Porca miseria, si è open fatto the un po' di slot. muscoli, Luigi. Even more. It's effective against certain ghost types too. Oh, interessante. Sometimes ghosts may feel inclined to gang up on you. In such situations, a burst should do. The powerful Oh, air pressure spinge helps to tutti via. draw away ghosts, and it's perfect for when you need a little air. Hai capito, per fare anche dei salti, eh? We simply Interessante. can't overlook the latest invention from Professor Egad, Iged. namely Gooigi. Ok, Change between quindi allora è Mario diventato and proprio Luigi to canonico, improve eh? their skills. Gooigi can prevent Guigi. anything from slipping through metal fences.
Oh, ma quindi non è per multiplayer stavolta. E anche per... ok, va bene. Co-op. Oh mio Dio, scherzo. Ah, questo è per il co-op come in Luigi's Mansion 2. Figo. Poveri Todd. Ok, figo. Che figo questo hotel. Oh, hanno portato, appunto, hanno portato di nuovo i fantasmi dei, dei quadri. Che fighi. Ok. Ah, è Rebu. Rebu che a quanto pare è diventato il boss finale classico. Figo. Figo figo. Bella seconda cosa. Sono ancora sorpreso per Dragon Quest. Però anche questo è figo. Ciao da Bowser. We can look forward to seeing some of the new gameplay elements that await in this strange hotel as we dive deeper into this title. Palle. Including live gameplay of Super Mario Maker 2. Super Mario Maker 2, ok. Our Treehouse staff will get their hands on some promising indie games. Ok, va bene. Nintendo Switch. While you watch today's Nintendo Direct, keep an eye out for this icon to learn what other games will appear on Nintendo Treehouse. Ah, ok, parlava dell'icona che si vede qui in basso a destra, però non mi interessa, grazie. Che cosa c'è adesso? Mario Maker 2? No, cos'è? Netflix? What? Che cosa? Netflix? Nani? Cosa? No, è uno show di Netflix, però non mi ricordo niente. Credo. Cos'è? Ah, è tipo un Fire Emblem? Ok. È uno strategico a turni, sembra. Sì, è decisamente uno strategico a turni. Ok. Non so che serie sia, questa è la cosa che mi stranisce un po'. The Dark Crystal. Mai sentito, sinceramente. Però va bene. Link's Awakening. Remaster. Rimaginazione, anzi. Mi piace. A me piace questa grafica. All'inizio era un po' così sul me, però con il passare del tempo mi è cresciuto un po'. Mi è un po' cresciuto questo stile. Oh, è adorabile. Koholint. Eh sì, però porca miseria, carica la pagina, clicca qui perché a quanto pare YouTube è stupido. Bello. Oh. Ciao Link. Io non ho mai giocato al gioco originale per Game Boy. Era una delle cose che però avevo intenzione di fare. Però ormai non mi sembra neanche più il caso, perché probabilmente qui anche farà vedere un release date. Mi piace il cambio da 2D a vista dall'alto. Figo. Link giocattolo su Nintendo Smash. Cos'è? Che figo, puoi creare un dungeon. Oh, questo è adorabile.
Dimmi che è così. Oh. Ci sta. Figo. E poi ottieni dei premi. Oh, interessante. E poi... 20 settembre? Cavolo. Ci sta. Square Enix... aspetta. Questo sembra Dragon Quest, ma ne dubito sia Dragon Quest. Non è Final Fantasy. Mi sembra molto Dragon Quest. Che cos'è? Questa è Dragon Quest. O sbaglio? Non è Dragon Quest. Ok. Trials of Mana? Non ho sentito il titolo. Però un... non l'ho mai sentito. Però sembra figo. Mi piacciono gli RPG, non so se ve ne siete accorti. Trails of Mana. Ok. Va bene. Square Enix. Square Enix sta è una bestia in questi ultimi anni. Oh, e tutti gli altri giochi originali. Ok, va bene. Secret of Mana, quello lo conosco. Trails of Mana no, invece. Collection of Mana. Oggi? Ah, ok. Ora. Qu'est-ce che c'è? Fire Emblem, giusto? No. Witcher? Witcher? Oh, Witcher 3. Witcher 3, porca miseria. Witcher 3, eh? Complete Edition 2019 Nintendo Switch. We have stories. Questo è Fire Emblem Three Houses. Ok. Ok. Va bene. Non vedo l'ora di giocarlo perché porca miseria. Abbiamo aspettato un sacco per questo gioco. This one's gotta be the worst in history. What should we do, teach? Kill every last one of them! Che poi alla fine la story, in quelli precedenti Fire Emblem che ho giocato, era interessante, ma non la cosa principale. La cosa principale per me per i Fire Emblem è proprio il gioco, perché mi piace quel genere di gioco, soprattutto se si parla di Fire Emblem. Ho provato XCOM e non mi ha fatto impazzire. Ok. Mi piace lo stile grafico. L'amicizia. L'amicizia è quello che serve per sconfiggere il male. E poi c'è la tizia, sì. Figo. Paramount Three Houses. Ok, 26 luglio, giugno e luglio. Nintendo Switch is the only gaming console you can play, not only on your TV at home, Sì, but anywhere you go. ovvio. In fact, with a system like this, it might be fun to play Resident Evil at a location like this. Resident Evil? Ok. Va bene, Resident Evil 2? Stanno portando Resident Evil 2? Bene, in effetti avevano portato un sacco di giochi Resident Evil, quindi non sono neanche più di tanto stupito.
Avevano portato lo 0, il 4, il 5 se non sbaglio. E il 7, però solo in Giappone. Con. Non sembra una buona idea, però ok, fate come volete. Inoltre, una ragazza giapponese con i capelli biondi fa un po' strano. Ah, il primo? Ok, va bene, il primo. Ok, va bene. Ma è tipo il primo di Master. Non ne so molto di giochi Resident Evil, quindi. Sono carine queste due, però. Comunque. Non lo so, non riconosco quale sia, ma immagino sia l'uno. Credo proprio di sì. Ok, va bene. Dietro di loro c'è qualcosa comunque. C'è tipo la morte che dice voglio giocare anch'io. È il primo, vero? Ok. Ok, sì, no, ok. Questi qui li avevano già annunciati. Allora, il 5. Allora era l'1, il 5, il 6. Era l'1, il 5 e il 6? Ah, forse. Cosa ha preso? Ha preso la Switch? Ok, va bene. Questo però credo si sapeva già. Playing a Resident Evil game in a place like that might not be my way to play, but I bet you could find your way to play, don't you think? Certo, come vuoi. Non mi metto in una casa abbandonata a giocare a un gioco comunque. Mi sembra scomodo. Questo è un gioco. Che cos'è? Scusa. Chi sei tu? Chi sei tu? questo qui forse è una nuova IP? Che io sappia non lo. Io non lo so sinceramente. È un figo. È Travis? Che, no, anche questo, Travis Touchdown non è un gioco che ho giocato mai, però credo proprio di sì, ora che ci penso. Sì, è Travis, ok, va bene. Travis Touchdown. Un altro gioco che magari adesso che è sulla Switch giocherò. Oh mio Dio, quanti giochi vogliono che io giochi. No Heroes. My name is Travis Touchdown. E sono qui per salvare il mondo. Ok. Ma è un nuovo? Forse è un nuovo. La grafica sembra proprio quella di un nuovo. Ah, ok. Sì, è un nuovo. Un nuovo. Porca miseria. Ok, figata. Astral Chain. Non è Astral Chain. Cos'è questo? La grafica non è che sia fantastica, questo sembra un gioco. No, questo non mi interessa. Battle Aliens. No, di sicuro questo qui. No. Vabbè, ok, è pur sempre un gioco in più sulla Switch. Però. Hai lo stomaco. Per cosa? Per giocare a. Era contra? Ok, non, so, lo stesso non interessato, però porca miseria, contra? Il grande ritorno di una. Di una serie classica? Con anche i vecchi contra. Era ma ok, Contra Anniversary Collection. Ok, porca miseria. Questo è Demon X Machina. Oh, ciao, è vero, esisti anche tu. Immagino che starai per uscire.
Vero? Il gioco era ok. Non ho completato la serie perché non mi andava molto. Però il gioco era ok. L'ho completato poi per conto mio. Questo si se lo dovessi comprare o se lo dovessi avere in qualche modo, probabilmente non lo porterei sul canale. Però acquistatelo, soprattutto per il fatto che è stato fatto da un nuovo team a casa Nintendo ed è pieno di ragazzi giovani e secondo me meritano un po' più di attenzione. Il gioco sembra interessante, adesso che si capisce di che cosa si sta parlando, si vede anche la grafica com'è e che non è più neanche così tanto laggosa. Almeno, questi ovviamente qua non lo faranno vedere, però. No, comunque sembra un gioco bello. In ogni caso. Demon Ex Machina. Settembre 13. Oh, perché si avvicina a Link's Awakening. Mo'. Faccia buffa. Aspetta, c'era un gioco dove dovevi guidare dei draghi, che era un'idea che però era stata cancellata. Forse è questo? Forse. Anche per questo gioco comunque non ho più pallida idea di che cosa sia. Dancer Dragon? Non lo conosco, non è quello che pensavo comunque. Ok. Ciao Shinya Takahashi, sto iniziando anche a riconoscere un po' i visi di questi qui. Oh, Pokémon. Ok. Ciao Sonia. Ti ho conosciuta per bene. Ok, questo suonava molto molto male, però dettagli. Ok, va bene, è solamente per dire ehi, esistiamo. Ma ti ok, va bene, c'è quello. Va bene. You may not be able to use the device as a game controller, but if you spend some quality time with a favorite Pokemon of yours, then something good might happen. Ok. In the Nintendo booth at this year's E3, fans can play Pokemon Sword and Va Pokemon bene, Shield E3. for the first Tanta time roba. anywhere in the world. In this gameplay demo, you can challenge one of the gyms in the Galar region, the Chi one sei and tu? only Water Gym. Where the water type gym leader Nessa will be Yes. waiting for you. Yes. After Yes. attending this year's show, Yes. I encourage you to experience a battle between Dynamax Pokémon, È which stato is an bello advanced conoscerti, type Nessa. from this region. Preparati al trattamento di internet. Riguardo ogni cosa riguardante i Immediately after Pokémon. this Nintendo Direct, Sayonara. stay tuned for live Nessa. gameplay of Pokémon Sword Sama. and Pokémon Shield on Nintendo Treehouse Live. And now I'd like to shift gears. Please have a look at this. Ok, cosa? Nani? Questo è Astral Chain. Questo è Astral Chain. È Astral Chain. Sì, Astral Chain. Sì, Astral Chain. Ok. Ciao, tizio figo. Ok, questo è un gioco che se non sbaglio ho già preordinato perché sembra molto molto figo. Poi è fatto da Platinum con un sacco di gente figa dietro. Ok. La grafica è spettacolare, devo essere sincero, anche se sono probabilmente cutscene. Questa no invece, però miseria. Sembra molto molto figo. E sembra che tu debba catturare questi tizi. E te li fai alleati, credo. C'è molto un tema di catene, come essere legati a qualcuno o essere intrappolati.
Ora tipo compare Bayonetta. Questo è stato. Questa è Bayonetta da, fin dall'inizio. Ok. Ok, non è, non sembra affatto male comunque. Ok. In questi, il design in generale dei personaggi è incredibilmente originale. Che è una cosa sorprendente, dato che si stanno usando in ogni caso una grafica. Che figo questo qui, è un nuovo logo, sbaglio? 30 agosto. Platinum. Grandi Platinum. Platinum. Ok. Paradox. Paradox, aspetta. Paradox. Cosa hanno fatto Paradox? Aspetta, Paradox mi ricorda qualcosa. Non è Resident Evil. Ormai non può più esserlo, almeno credo. Non lo è, infatti. Mafia 3? No, questo è un gioco nuovo. Ok. È un gioco di gangster, però. Empire of Sin. Ok. Marvel, sì. Questo qui è il gioco, quello lì. Ultimate Alliance, credo. Ah sì, quel tizio con la boccia di pesce. Col pesce. Ok. Questo gioco non lo comprerò, però è bello sapere che sia un'esclusiva e non si vede un bene niente. Ok, però non sembra lo stesso male. Ovviamente se riuscissi a guardare qualcosa. Dai, avanti. Oh mio Dio, Inferno Cop! Non so quanti di voi conoscano Inferno Cop. Guardatevelo, è un bellissimo, tra virgolette, anime. Ok, però sembra interessante in ogni caso. È un beat 'em up. Più che beat 'em up, anzi, è un hack and slash. Che non sono un grandissimo fan. Eccetto per alcuni casi, ovvero giochi Platinum. Ciao Thanos. Ok. Luglio 19. E c'è già, e vabbè, ok. Non molto interessante per me, però va bene. Ah! Yes! 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 Ah, questo gioco! Ok, Link e Zelda, dimmi che ci sono altri personaggi di Crypto Necrodancer giocabili, per favore. Ok, io spero veramente che ci sia più varietà, perché no, tre personaggi ci stanno, però dopodomani. Yes, Mario Sonic non mi interessa. Cadence of Hyrule sta arrivando dopodomani. Yes. Questo gioco non mi interessa. Fate quello che volete qui. Magari rendetelo figo. Ok. E quello è ambientato in Tokyo? A Tokyo? Credo di sì. Grafica pixel. Ok, va bene. Un'esclusiva. Beh, è ovvio che è un'esclusiva Switch. Ci sono personaggi di Mario. È ovvio che è un'esclusiva Switch. Anche se sarebbe stato figo se fosse multipiattaforma questo qui.
Me la sarei vista. Niente male, bellissimi giochi, devo essere sincero. Sonic. Cosa abbiamo adesso? Sono molto concentrato. Oh! Animal Crossing! Oh, finalmente vi siete preso quello che vi serviva, quello che volevate. Oh. È bello però vederlo. Quindi a quanto pare questa versione del gioco è forse un'isola deserta. Sembra proprio di sì. Oh, questo sembra molto rilassante. Oh. Oh. Finalmente. Se devo essere sincero, anche io ero un po'. Fucsia! Oh mio Dio, era fucsia. Che bello. Oh, coop in 6? Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In 8? Animal Crossing New Horizons. 20 marzo 2020. Miseria. Oh, ecco, ovviamente. Grazie. In debito di nuovo. Sì, 2019, invece 2020. Pazienza, dai. Ma sinceramente a me va benissimo. Sì, va bene. Non è neanche così tanto lontano. Ok, va bene, ci sarà il produttore del gioco, però vabbè, pazienza, ok, capisco. Oh, mamma mia, ora la chat sotto che diceva che noi Animal Crossing, nonostante tutti dicevano, non vedevano l'ora di vederlo. Ci saranno ancora altre cose? Sì. Spyro! Ciao Spyro! Ok, 3 settembre. Silksong, ok. Ni No Kuni! Ma dai, anche tu! Minecraft Dungeons si era già visto. Poi? Evviva Elder Scrolls Blades! Mio amico Pedro. Oh, questo sì. Doom Eternal. The Sinking City. Ah, forse qualcosa riguardante Lovecraft. Wolfenstein Youngblood. Ok. Cos'era? Dead or Alive? No, Dead or Alive. Deadly Days, no, non mi ricordo. Alien Isolation, invece questo me lo ricordo. È parecchio bene. Non si legge? Final Fantasy 8? Sì, no, forse. Dragon Quest Builders 2. Nintendo? Non Square? Cosa? Ok, Stranger Things 3, il gioco. Just Dance 2020, chi se ne frega. Catan, questo è carino ma non lo comprerò. Super Lucky's Tale, ok, un platform in 3D, ci sta lo stesso. Dauntless, mai sentito. Forse l'hanno fatto vedere un altro E3. Super Mario Maker 2, ok.
Mostreranno probabilmente ancora due cose. Un altro personaggio in Smash Bros. Ed sembra un antagonista da quello che fanno vedere. E c'è di nuovo Donkey Kong, Nani? C'è K-Rool. Huh? La moneta. Ciao, K-Rool. Oh, che figo. Chi è? Banjo-Kazooie! Banjo-Kazooie! Oh mio Dio! Ah, l'ho pegliata, ci guarda il culo! Ora ridono dietro chi ci saranno. Eccolo qui, eccoli qui! Oh mio Dio! Guardate chi c'è! Banjo-Kazooie! Sono tutti felici! Oh mio Dio, Banjo-Kazooie! Oh sì! Sono così felice! Oh yes! Oh! Oh che figo! Cazzo che bei personaggi che hanno messo! Oh, ciao Gruntilda! Che figo! E questa è la smash finale ovviamente! Che figata! Ciao Benji. Oh, che carino! Oh! Quanta gente starà urlando in questo momento. Quanta gente starà urlando in questo momento. Autunno, va benissimo. That obviously wasn't the Duck silhouette, was it? Please stay Eh tuned. già, non era la silhouette di More Duck to come soon Hunt. in the future. As for Nintendo Switch, we have more titles in Oh. development beyond what we've shown you today. I'm looking Oh, forward to altri conveying giochi in this future sviluppo? vision O to you. sbaglio, ho sentito male forse. Speaking of, before we end this direct, Huh? I actually have one more thing to Huh? show you. Ah, che You're cosa? gonna Non very much saranno fun sicuramente più until altri that personaggi happens. Smash. A meno che il quinto si non sia Steve. Quarto, anzi. Che cosa sarà? Oh, Bayonetta? No, non è Bayonetta. Zelda? Zelda! Zelda, 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 Zelda! Oh mio Dio, sì! Zelda con... veramente Zelda stavolta! Oddio, ed è inquietante! Oh mio Dio. Che figata. E sembra completamente diverso. Che sia quel fatidico... il sequel... proprio neanche un titolo. Il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild è adesso in sviluppo. Porca miseria. Ok, sì, Nintendo ha vinto queste tre, come anche le altre volte. Miseria, quanti giochi fighi, non so nemmeno dirli tutti. Ciao, Doug Bowser, però non voglio sentirti in questo momento. Porca di quella puttana. Banjo-Kazooie, l'eroe di Dragon Quest, come personaggio di Smash Bros. Oh mio Dio, che figata. Oh mio Dio. E poi quanti altri giochi fighi? Luigi's Mansion, Animal Crossing.
Nuova Legend of Zelda, anche l'altro remake. Porca miseria, hanno fatto vedere un sacco di roba in quelli che sono stati 43 minuti di presentazione. Uff, è stato figo. È stato veramente, non so che altro dire. Ci sono un sacco di giochi che appunto non vedo l'ora di vedere. Quella presentazione con Benja è stata fenomenale, devo essere sincero. Anche quella ovviamente con l'eroe. Anche quello è stato fantastico. E alla fine così hanno fatto felici un bel po' di gente. Eccetto magari quelli che volevano Geno, ma ehi, non rompete troppo. Per il resto, complimenti. Complimenti davvero. Ci sono un sacco di giochi che non vedo l'ora di prendermi per la Switch. E alcuni di questi porterò anche sul canale. Non so quale, adesso che ci penso. Probabilmente Astral Chain, Luigi's Mansion, Animal Crossing non credo. Mario Maker sì, quindi è uno di quei giochi che porterò tra poco. Cadence of Hyrule, che quello lì è un gioco che porca miseria esce dopo domani. Porca miseria, porca miseria. Esce dopo domani? Sì, esce proprio dopo domani. Detto questo però, direi che per questo video è tutto. L'hype è gigantesco. È veramente gigantesco. Quindi, per questo video allora, proprio è tutto. Quindi che devi lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se avete ancora fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, quindi vedete il video se vi è piaciuto, mi raccomando. E quindi noi ci vediamo in un prossimo video. Un saluto salato e ciao. Ciao ragazzi.